Allora, giunti proprio per la partita che è la prima amichevole, sensazioni di questo calcio mercato dai tifosi dello Sperta che insomma stanno raggiungendo la lontano il Tirolo. Sì, direi che come acquisti la società si sta muovendo bene, almeno sulla carta sembra che i giocatori siano tutti giocatori di un certo valore che possono far bene in serie. Per quanto riguarda l'allenamento è un po' distante da noi, però la struttura è veramente eccezionale, l'abbiamo girato questa mattina e veramente anche l'albergo che ha visto è eccezionale. C'è da imparare un po' tutti i volti, no? Dare un nome a un volto. Come... La mattina me li ha insegnati un attimino datteri, però non riconoscevo tranne Ivacco, Madonna. Piano piano, O qualche di un altro, basta, nessuno. Forse Bovo perché la struttura è difficile. Però insomma, diciamo che adesso speriamo che si integrano bene, perché cambiandone così tanto il problema sarà quello, secondo me. Primo ritiro? No, siamo di quelli lontani, no, parliamo. No, il primo lo avevo anche l'anno scorso a Santa Cristina. Però velocissimo. Parliamo di calciomercato, insomma, cosa manca a questo Spezia per essere competitivo e soprattutto competitivo per cosa secondo te? Già competitivo adesso, certo, ci manca ancora forse la chicca, un bel centravanti, poi un centrocampista e poi secondo me siamo già all'altezza di un buon campionato di Serie B. Diciamo insomma, buono, dai, insomma, sulla stessa linea del direttore Rizzi che ha detto tre pezzi chiudiamo il mercato. Sì, penso di sì, perché ormai già quelli che sono arrivati sono pezzi importanti. Quanto rimarrete qui in... No, noi siamo in Val di Fassa, abbiamo fatto una scappata giusto oggi per vedere la prima sgambata, siamo una settimana là, quindi sabato partiamo e quindi non riusciamo neanche a vedere la partita di domenica, perché siamo venuti oggi a vedere il primo allenamento. La più piccola della famiglia come si chiama? Come ti chiami tu? Jai. E ce lo dici Forza Spezia? Canta anche le canzoni. Brava Davide, sei arrivato in ritiro per seguire la prima amichevole. Da quant'è che sei qua? Da quanti giorni? Da 4 giorni. Che impressione ti ha fatto questa squadra in questo luogo? Ah, una bella impressione, è una bella squadra, ottimi giocatori e penso che farà un ottimo campionato. Che idea ti sei fatta sulla Serie B? C'è tanta differenza rispetto a dove siamo abituati a vedere giocare lo Spezia? Ma sì, ce n'è di differenza, altro che, perché qua è tutto un altro posto, poi anche il mister ha più possibilità di esprimersi con i giocatori. Il giocatore che ti è piaciuto di più in questo, quello che ti ha più colpito fino ad ora? Ma forse, non so, l'ultimo rimasto della formazione cosa? Madonna. No, l'altro. L'attaccante. Evacco, che potrebbe partire o rimanere, te sei per farlo rimanere quindi. Sì. Per un giocatore da Spezia. Esatto. Cosa manca questo Spezia per arrivare a essere competitivo veramente? Ah, gli mancano gli ultimi 3 giocatori che devono arrivare a quanto ho sentito e poi non so. Potrebbe anche essere completo così per una B buona. Poi per andare una. Altra storia. Abbonato, già abbonato, ti abbonerai? No, non ancora abbonato, però vediamo. Se dovesse pensare a un piazzamento finale di questo Spezia, che insomma è qua da qualche giorno. Io dico che magari le prime 5 squadre in creo. Cosa? Che mancherebbe un pezzo. Come ha detto lui, mancherebbe un pezzo. Cosa lo fa pensare? Che ambiente ha trovato? Un ambiente che mi fa notare veramente bene. E poi mi fa dimostrare che vanno. Non abbiamo ancora visto Di Gennaro. Di Gennaro aspettiamo quando è pronto, lasciamo tranquillo che faccia una buona preparazione che è importante. Se fare la preparazione troppo veloce poi non va bene, lo perdiamo prima del tempo, ma tanto vale aspettare e poi quando sarà il momento lascio fuori anche lui. Se dovesse dare un consiglio a questi ragazzi appena arrivati a Spezia? Metterci l'anima, che lo Spezia ama tutti i ragazzi, perché ama la maglia dello Spezia e ama anche i ragazzi, se si vanno a fare, se sono venuti qua solo per i soldi di volpi è meglio che vanno a messo. Ti fanno lo Spezia da quanti anni? Molto sì da in più. La partita più bella? La più bella che mi ricordo l'ho vista con un valore su tutti. Una bella partita, è stata una Spezia. Mi sembra una squadra
adesso, adesso non lo ricordo, però abbiamo funzionato. E poi la lezione ha fatto così. Avete parlato un po' di maglie bianche quando l'anno scorso era ancora tutto rosso blu qua. Qualche maglia rosso blu l'ho vista in giro, si vede che non lo sapevano gli austriaci. Ecco, noi invece abbiamo le maglie bianche con scritto Berink esperto. Un link. La migliore ospitalità, lo Spezia Calcio si è detto entusiasta di questo luogo e benvenuto da parte di chi poi alla fine tutti gli anni si occupa della promozione. Ma siamo anche felici adesso con le condizioni che ci sono, le condizioni meteorologiche, vuol dire che le temperature non alzano alto le 25 e poi con l'erba, con la freschezza che c'è, anche l'altitudine di 1000 metri, tutto quanto serve ad offrire un buon posto per il ritiro. L'offerta turistica legata allo sport è un qualcosa che voi portate avanti da anni nel territorio dello Stubai. Sì, tutto ha cominciato con la presenza della nazionale spagnola durante il torneo del 2008. Hanno preso sosta durante tutto il torneo qua nella valle e persino dopo che hanno vinto il finale sono tornati la stessa notte per festeggiare qui. E questo ci ha dato tanto stimolo per continuare e abbiamo avuto un bel po' di presenze di squadre nazionali, però anche squadre di club diversi, italiani, lo sapete voi. Hai dovuto imparare l'italiano, l'hai studiato a scuola? Non ho studiato l'italiano nella scuola, l'ho studiato, ho cominciato ad impararlo dopo per interesse e le cose che uno studia per interesse fa bene, spero. Certamente ogni tanto faccio un errore, però gli italiani sono molto tolleranti. Oggi è arrivata anche un po' di gente da Spezia, insomma quella che vi aspettavate, che speravate che potesse venire. Penso che ne verrà molta di più col passare del tempo, quando le amichevoli diventeranno più importanti. Di solito la seconda settimana del ritiro viene più frequentato, però come vedete qua c'è già un bel po' di gente, alcuni non sono proprio venuti stasera per vedere la partita contro i dilettanti locali, sono rimasti in piscina dell'albergo oppure sono ancora in montagna. Quindi siamo contenti e dobbiamo anche renderci conto che è il primo anno della collaborazione, quindi tutti quanti che tornano a casa speriamo che fanno una buona pubblicità per il posto e un prossimo anno saranno già più. No? Alla mia destra c'è un ghiacciaio meraviglioso, è una delle perle di questo territorio. Sì, hai ragione e devi anche sapere che questo ghiacciaio fa già il confine con l'Italia. Il versante sud di questo ghiacciaio è già territorio italiano. Nord Tirolo, Sud Tirolo, la stessa ospitalità, la stessa perfezione anche nell'accogliere le persone e tanto verde soprattutto. Ma come sapete noi lavoriamo nel turismo e viviamo del turismo, a questa altitudine non ci sono tante alternative, quindi spero che l'ospitalità vi convince.